Questa sezione di video tutorial tratta di come deve essere configurata una nuova presentazione. Le impostazioni definite in questa sezione sono di carattere generale, vale a dire che si riferiscono a tutte le diapositive. Per pianificare una nuova presentazione, occorre decidere cosa si farà con la presentazione. Ad esempio, l'inserimento di un gruppo di foto digitali all'interno di una presentazione richiede una pianificazione modesta. Al contrario, l'utilizzo di una presentazione a scopo informativo richiede maggiore pianificazione. Prima di iniziare a creare una presentazione è necessario porsi alcune domande alle quali occorre dare una risposta. Se non si ha esperienza di presentazione, le risposte saranno più generiche, invece coloro che in passato hanno già creato diverse presentazioni cercheranno risposte più specifiche. Domande come, ad esempio, chi deve vedere la presentazione, in che modo sarà usata, qual è l'argomento trattato, cosa dovrebbe esservi nella struttura, quanto dovrà essere dettagliata la struttura, è previsto un file audio? È opportuna la minimazione? In che modo dovrebbe essere gestito il cambio tra le diapositive? Queste sono alcune domande che ci si dovrebbe porre alle quali occorre rispondere per iscritto prima della creazione della presentazione. Non è sempre necessario a questo stadio trovare una risposta specifica per ogni domanda, ma preparare una struttura è estremamente importante. Potreste già conoscere con esattezza il contenuto di alcune diapositive. Per alcune potrete avere solo un'idea vaga di ciò che desiderate. Tutto ciò va bene, potete effettuare alcune modifiche man mano che procedete. Correggete la struttura per far corrispondere le modifiche effettuate alle diapositive. L'importante è che abbiate un'idea generale di ciò che desiderate e di come ottenerlo. Mettere queste informazioni per iscritto in tal modo agevolerete la creazione della presentazione.